Ragazzi, è finalmente uscito il mio primissimo libro, YouTuber misterioso all'attacco. Lo potete preordinare su Amazon dal link qua sotto in descrizione. E il 21 febbraio uscirà in tutte le librerie. E finalmente potremo incontrarci. Farò il mio primissimo firmacopie a Bologna il 19 febbraio alle 16. Segnatevi questa data. Nella libreria Mondadori in via Larga 10. E la cosa incredibile è che potrete acquistare il libro subito in libreria prima dell'uscita e sarete i primi ad averlo. Quindi vi aspetto tutti il 19. Non mancate. Ah, finalmente, che bello, è finalmente uscito il mio libro, guardate che bello, e guardate quello youtuber misterioso là dietro, quanta paura, quanta paura. Cos'è che è uscito? Oi. È uscito il mio libro. Ciao, dove è uscito? L'hai preso, è super bello, ci sei anche tu nella storia. Ma fammelo vedere subito, passa. No, è l'unico che ho adesso, dai. Fammelo vedere. È qua, puoi vederlo qua, guarda. Sì, ma non lo posso aprire questo, dammi il libro proprio. No, dai. Dammi il libro. No, dai. Non lo so. Io il mio te l'ho dato, dammi. Ho capito, ma era una sorpresa. Ma voglio leggere la storia, dai. Almeno regalamelo, tieni. No? Tieni. Ok, grazie, non te lo do più. No, come non... Oh! Ora me lo vado a leggere. Kendall. Me lo vado a leggere, dammelo. Con calma. Guarda che lo puoi prendere in tutte le librerie, non è che devi rubarmelo per forza. Ma quello tuo ha più valore, aspetta che lo apro. E puoi anche ordinarlo su Amazon, maledetto. Cioè, ragazzi, questo me lo deve rubare a me che può preordinarlo. Non hai soldi, sei povero? No, me lo devi regalare, io il mio te l'ho regalato. Ma ovvio che te lo regalo, ma adesso arriverà, cioè, un attimo. Vabbè, questo me lo tengo io, okay, intanto, fin quando non mi arriva. No. No, per favore, dai, guarda che bello, no, ridammelo. No, no. No, dai, ci sono affezionato. Me lo puoi ridare, per favore? Cosa facciamo? Siamo così. Dimostrami che ti meriti il libro. Dovrai superare 5. Ma che vuol dire dimostrati che te vuoi il libro? Dimostrami che tu meriti il libro. Ma certo che lo merito, è mio, scusa, se sono io lì nella compagnia. Ok, allora che bello. Che bel ragazzo. Non avrai alcun problema allora a superare 5 sfide. Lo rivuoi? Ma perché? Ma perché dobbiamo fare queste cose stupide? Oh, non rovinarlo! È al limite, è edizione prima limitata. In che mano è? Destra! Destra, ecco. Ok, sfida superata. Ma ragazzi, ma no, un attimo, io vorrei capire. Ma perché siamo ancora amici? Boh, cioè, no, non lo so, me lo chiedo pure io. Allora, prossima sfida, faccia. Non si va in creative! Sì che si va in creative. Girati. Ho una sfida da farti superare. Allora, prendi questa. Cosa fai? Prendi questa. Ma perché io devo fare le sfide per riavere il mio libro? Prendi questa. Cosa devo fare? Devi superare una sfida. Devi uccidere 10 creeper con una spada in legno. Ma perché? Ma tu sei fuori di testa! Vai. Ma tu sei fuori... Ma ridammi il mio libro! Ammazzali! Ti farò vedere. Guarda che... non dico niente, non posso fare spoiler. Dimostra di essere il mio. Ma c'è una cosa simile nel libro, Ah, sì? Sì, nella storia c'è una cosa simile. No! Cioè, ora mi diverto. Io mi sono pentito anche di averti salvato la vita, Dico solo questo. Dico solo questo. Ma... Oh, non spoilerare! Stavo facendo troppo spoiler, No, troppo magari spoiler. Non è così. Magari sei tu che me la salvi, muori, stupido creeper. Hai visto? Bravo. Sono degno. Sono degno. Vai. Di Excalibur. No, basta, oh! Vai. Ma perché devi essere così cattivo? Ma ridammi il libro. Non lo leggere, però, intanto. È una sorpresa. Sì, tranquillo. Hai finito? Avevi detto non ce la farai a superare tutte le sfide. Avevi detto 10, creeper. Ma perché sei così cattivo? Ce l'ho fatta. Ok, bravo. Ce l'ho fatta. Bravo, seguimi. Come i gladiatori. No, perché devo seguirti? C'è un'altra sfida. Non possiamo fare basta. Volevamo mangiare qualcosa. No. Adesso la prossima sfida sarà una sfida di costruzione. Ah, vabbè. Dovrai costruire una bella casa utilizzando solo questi blocchi qua. Ma come si fa a costruire? Ma come si fa a costruire una casa con questi blocchi? Buona fortuna. Dimostra di essere il migliore su Minecraft. Oh mio Dio. Allora, guarda, è per te questa casa? Potrebbe essere per me, potrebbe essere per lo youtuber misterioso. Ah, allora per Brick. Schifoso, quindi devo farla. No, deve essere bella. E valuto bella. Io, Valuti tu? Valuto io. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va 8. Che non hai molti blocchi, fai 2, attenzione. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi potresti dare anche una porta, comunque sia. Tu costruisci, intanto io preparo il prossimo. Io sto costruendo. Il prossimo di cosa? Il prossimo indovinello. No, basta, dai, per favore. Ma perché? Io ti faccio vedere il libro e tu devi essere così cattivo. Non ho più blocchi. Non ho più blocchi. Ah, te ne ho dati tantissimi. No, usali. Aspetta, Kendall.
mi serve altra ossidiana. Mi Vabbè, dispiace. Dai, così sarà carina. Se per lo youtuber misterioso per te, direi che così va benissimo, eh. Ecco, ho quasi fatto. Allora, faccio il tetto. Cosa stai facendo? Niente. Cosa stai facendo? Oh mio Dio, ho sentito. Niente. Ho sentito una presenza, un eco strano. Mamma mia. Ma che è sto schifo? La casa dei sogni. Cioè, questa ti sembra una casa bella? Certo, mi hai dato questi blocchi, cosa pretendi? Ma è un po' imbarazzante, sinceramente. Dovevi farla bella con cosa quei blocchi. Cosa stai facendo? No? Vedo dei comandi. Non ti preoccupare tu di niente. Vuoi il libro indietro? Ecco, guarda, bellissima. Ecco la casa dei sogni. Una pozione. Ma che è? È una pozione, è un'ampolla. È una casa ampolla. Guarda, col giardinetto qua fuori. Dai, dillo. Dillo, Kendall. No, no! Non funziona molto bene questa casa, sta per esplodere. Ma sei peggio dello youtuber misterioso. Guarda che lo evochi così, eh. Vieni, prossima sfida. Sì, vieni, lui vola come Goku. Cos'è, non sai volare? Cos'è quello? Cos'è quel coso lassù? Preparati, tieniti forte, bella faccia. No, aspetta, cosa stai facendo? Tieniti forte, non muoverti. Oh mio Dio. La prossima sfida no sarà buttarti dentro quel buchetto d'acqua senza morire. Ma mi prendi in giro? No, forza. Dai, Kendall. No. Qua troverai il tuo libro, lo vuoi? Allora, qua, aspetta, sto pensando a una cosa intelligente, ma purtroppo non posso. Allora, se c'è una cosa che Kendall... Oh, guarda, c'ho il mio libro in mano. Se c'è una cosa che mi ha insegnato è che con l'Optifine si fanno magie... No, ho un'altra chance. Ho un'altra chance. No, no. Va bene, va bene, va bene. Tu sei veramente cattivo, eh. Perché sono cattivo? Tu devi solo cattivo. Dimostrare di essere degno di avere questo libro in mano. Sì, vabbè, degno, te lo do ma io. Che fai con la sabbia? Sta zitto, stai. Oh, 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 oh! Fatto, fatto. Bravo. Hai visto? Grazie, grazie. Posso riaverlo adesso? I miei applausi. No, non sono finite le sfide. Ma no, seguimi. Ma come non sono finite? Seguimi. Ma io ti tolgo dalla storia, hai capito? Adesso la più difficile. No, ormai è stato scritto. No, io lo disiscrivo. Lo disiscrivo. Lo disiscrivo. Adesso... La sfida più difficile di tutte. Cosa? Mettiti qua. Non mi dar fuoco. No, mettiti là. Là dove? Là, cosa? Qua, là. In un blocco, fermo, okay, qua, immobile. Ok. Dovrò darti fuoco. No, no. Ti spegnerò il fuoco quando dirai 5 cose belle su di te. Ma cosa? Allora, Kendall è bravo su Minecraft. Kendall è un buon amico. Va bene, poi? È un buon amico. Kendall mangia molto. Questa non è una bella cosa. Come no, è due, Kendall. No, aiuto. Io scappo, io non mi faccio prendere. Kendall è molto alto. È molto alto. Ok, questo è vero. Molto alto. E poi Kendall ha un bel sorriso. Oh, ma non prendi fuoco. Aiuto. Kendall è stupido e brutto. No. Ha le unghie puzzolenti. No, volevo dire. No. Va bene. Ti sei giocato il libro. No. Kendall è il miglior amico di sempre. L'hai già detto? No, l'ho già detto. Veramente non riesci a trovare 5? È bravo in combattimento. È bravo in combattimento. Potresti dire è un bravo youtuber, è un amico leale, è una persona onesta. Pessimo amico, sì. Bene. No, è un bravo amico. No, non lo fare. Una bella fine. Tu, non è che sei lo youtuber misterioso sotto sotto? Kendall? Ok. Un altro quiz adesso, l'ultimo. Kendall, rispondi alla domanda? Non ho sentito la domanda. Sei lo youtuber misterioso? Kendall? Kendall! Mi puoi ridare il libro almeno? Kendall, cosa ti sei offeso perché ti ho dato dello youtuber misterioso? Prossimo quiz! Ma che? Ok, vai! Domande vero o falso su Minecraft? No, dai, io non sono bravo. Dì che sei bravo, ma okay, che dici? Vai. Bene, signor Pollo, benvenuto nel nostro nuovo game show. Dammi un attimo che no, ti preparo. Che questo, no, ma perché? Ma, oh, io, sai che me la paghi, vero? Ti preparo il tavolino, sai, dovrai prenotarti la risposta, ovviamente, non puoi di certo rispondere. Sai, vero che ci vedremo prima o poi nella vita reale, eh? Ma fa silenzio. Allora. Ok, vai. La prima domanda. Sì. Il nome originario di Minecraft era Cave Game, vero o falso? Non c'è l'opzione B? Mi ricordo qualcosa di simile, vero? Risposta corretta. Sì, yes. Sì. Scrivi, segnati i punti, uno su uno. Uno su uno. Ok, prossima domanda. Let's go. Gli orsi sono degli animali esistenti su Minecraft, vero o falso? Gli orsi? Gli orsi polari? Gli orsi? No, gli orsi no, falso.
Risposta sbagliata. Ma cosa? Non ci sono gli orsi. Esistono gli orsi polari, stupido. Sono sempre orsi. Te l'ho detto. Ma cavoli tuoi. Ma capito, ma ora no. Uno su due. Mi ha mancato. Qualcuno sta giocando col libro. No. Vai. Prossima domanda. Oh mio Dio. È possibile creare delle spade con gli smeraldi? Falso, che è falso? No, nelle mod, ma su no, un attimo, Vanilla, no! Risposta corretta, 2 su 3. Ok, mamma mia. Va bene. Vai. Gli animali di Minecraft sono stati chiamati dai player mobs. Vero o falso? Vero, vero. Sbagliato, ma i mostri sono dei mobs. Ma capito, ma i mobs... Gli animali sono animali, 2 ma capito, 4. Ma ci sono anche animali che attaccano, mostri... Vabbè, mamma mia, qualcosa non sa niente su Minecraft. Mamma mia. Prossimo qui. Si ammazzo. Jeb... è il creatore di Minecraft. Falso, falso. È uno degli aiutanti. Era l'altro, Notch, il creatore. Sì, vabbè, dai, te l'abboniamo. 3 su 5. Yes! Yes. Allora, vai. La creazione del creeper in realtà è stata accidentale, perché volevano creare un maiale. Sì, è vero, l'ho visto. Vero? È vero, l'ho visto. Ma l'hai detto tu anche una volta. Vuoi accenderla? L'accendo, ovvio. È inutile che mi fai questi trabocchetti da telefono. La risposta è... L'accendo. Corretta, sì. Corretta. Posso vedere se è ancora il libro, che non lo vedo più? Ce l'ho. Puoi darmelo? Ce l'ho, ho detto. Allora, non è possibile scavare l'oro con il piccone in oro. Cavolo, questo è difficile. Un attimo. Falso, è possibile. La risposta corretta è... Non lo so neanche io, quindi ma diciamo che va bene. Va bene, sì, sì, let's go. Non me lo ricordo. Let's go, vai. Nella 1.21 verranno aggiunti gli unicorni. Vero o falso? Ma che è falso? La risposta è... vero! Ma che cavolo... No, volevo solo vedere la tua reazione. Ma va bene, era falso. 5 su 8. Dai. Scusa, 6 su 8. Vai. Ok, però quante ne mancano? A 10, finisce a 10. Vai. Prossimo. Ma cosa vuol dire 6 su 8? Cioè che io ti ho fatto 8 domande, 6 sono giuste e 2 le hai sbagliate. No, cavolo. Vai. Sì, devi riuscire a fare almeno la maggioranza, Se le sbagli tutte ora la sei fregato. La maggioranza. Vai. Allora, nella 1.13 Minecraft ha aggiunto le sfere. Falso. È una domanda super a trabocchetto, falso. Bella faccia. Sicuramente sarà. Sei sicuro di questa risposta? Prova a pensare a qualsiasi oggetto. Sfera? Sferico. E l'Ender Pearl? No, quelle si erano nell'1.12. E 13, quindi... È una domanda trabocchetto, però potrebbe essere vera. Falso, dai, ma che è? Falso! Se vuoi puoi utilizzare l'aiuto del pubblico, la chiamata a casa o il 50-50. La chiamata. Sei stupido, potevi fare il 50-50, le risposte sono vere o false. Aspetta, chiamo una persona che ne sa tanto di Minecraft. Ok, un chi? Attimo, eh. Un attimo. Stai chiamando me? Un attimo, silenzio. Okay. Silenzio, eh. Ciao, bella, bella faccia. Pronto? Pronto. Pronto. Ti devo fare una domanda perché c'è il tempo scorre, bella faccia. C'è Kendall che non mi ridà il libro, quindi ascolta Kendall. Allora, nella 1.13 sì, sì. Hanno aggiunto le sfere? Tu, dai, muoviti! Tempo scaduto. No, hanno aggiunto le sfere, no! Tempo scaduto. Ma no, ma chi ho chiamato era un nabo. Scusa. No, falso. Risposta. Prova a indovinare. Corretto? Sarà. Corretto. Non ci credo, assurdo. 7 su 9. Sì, ma resta all'ultima. Okay, vai, poi. Resta l'ultima domanda. L'ultima. Ti prego, libro bello. Mua, ti voglio tanto bene. Dai, muoviti. Inizialmente, Notch voleva che l'uovo di drago si schiudesse. Ma che... Vero o falso? Ma che stracacchio di. Vero. La risposta. Dai, è vera. 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 La sapremo dopo la pubblicità. No, dammi quel cavolo di libro! Il programma di oggi è sponsorizzato da Bella Faccia, youtuber misterioso all'attacco. Il suo nuovissimo libro che potrete trovare in tutte quante le librerie o su Amazon. Bentornati cari telespettatori. Tra non molto Bella Faccia saprà se la sua risposta era corretta o meno. In modo da vincere il suo pietà! Libro. La risposta, cara Bella Faccia, era falsa. No. No!
Era ragazzi, vero, era vero, era vero. Il mio libro, ragazzi, ci vediamo presto in un nuovo fantastico video. Kendall è cattivo. Dov'è? Là. Ho i miei dubbi se sia lo youtuber misterioso Kendall. Ci vediamo presto in un nuovo fantastico video e mi raccomando, libro qua sotto nel link in descrizione. Ciao.